Ciao a tutti e benvenuti sulla mia pagina La Guata della Natura. Oggi vi volevo parlare di questi incensi, della Green Tree, che si chiamano appunto Native Soul Incense Smudge Sticks, e in effetti già dal nome si può capire, anche che la cultura dei nativi è stata presa davvero in grande considerazione, oltre perché hanno proprio ripreso i profumi che erano quelli delle antiche tradizioni, hanno poi anche ripreso queste trame bellissime, ricordano un po' i geroglifici Maya, quindi davvero molto belli. E quindi il packaging, adesso andandolo a vedere specificatamente, è davvero molto carino perché comunque questi disegni proprio ricollegano subito alle culture un po' più antiche. Holy Smoke non c'è scritto quali profumi abbiano preso. La grande cosa che hanno fatto è che non si apre come un normale incenso, quindi con diciamo con l'apertura classica, ma è a cassettino ed è bellissimo perché c'è la sorpresa dentro della piumetta. Io che sono molto legata agli indiani d'America, Nord America, infatti dietro fanno vedere l'acchiappasogni. La piuma è un grande simbolo, quindi anche un grande simbolo proprio spirituale, perché sappiamo che le piume d'aquila erano proprio attribuite al grande spirito, oltre che alla valenza del coraggio per quando si andavano in guerra, quindi se le legavano ai capelli. E trovare un incenso legato con la piumetta è davvero un'idea molto carina. Quindi, a parte Holy Smoke, che non sappiamo che cosa contenga, comunque fumo sacro, quindi posso immaginare che ricordi un po', o perlomeno l'intento sarebbe quello di ricordare la pipa della pace, quindi proprio il fumo che raggiunge il divino, che raggiunge il grande spirito, che raggiunge quell'energia cosmica che ci abbraccia, ci avvolge. Appunto, il fumo è un grande simbolo di collegamento tra il mondo materiale e il mondo spirituale, quindi Holy Smoke in effetti si potrebbe usare proprio nel momento della preghiera. Gli altri invece sono proprio profumi, diciamo, degli indiani d'America, Nord America, tranne il Palo Santo e Copale. Ora, sappiamo che il Copale, sempre ogni scatola ha un disegno diverso e sono tutti bellissimi. Sappiamo che il copale ha un profumo abbastanza intenso e il Palo Santo idem, ovviamente più dolce, però ha un profumo comunque persistente. Loro sono riusciti, a mio modo di vedere, a combinare due sapori, come hanno fatto per la Sweetgrass e l'Erba Santa, che la vediamo tra poco, a combinare due sapori abbastanza forti, abbastanza comunque persistenti, e addolcirli. La sfida in questo caso nel copale, nella Erba Santa e Sweetgrass sono entrambi, e poi invece anche sono riusciti a farlo con la salvia bianca, anche questo è un profumo molto persistente, molto forte per chi non è abituato, comunque anche per chi è abituato si capisce subito che è salvia bianca, quindi molto distinguibile. Loro invece sono stati bravi a saper dare quella caratterizzazione per me, anche per chi ad esempio non è abituato a bruciare direttamente la resina di copale sui carboncini, per intenderci. Questa è un'alternativa valida, un po' perché appunto è stick, quindi per chi non ha tempo di stare dietro al carboncino, o per chi adora di più la praticità degli stick, sono riusciti appunto a dare quel senso, quindi Palo Santo, che sappiamo essere più Centro-Sud America, e Copale, che sappiamo essere invece la caratterizzazione proprio del Centro America, hanno combinato entrambe le culture e hanno ricavato per me un gran buon incenso. Abbiamo detto sempre del Palo Santo che è un profumo più dolce, è un profumo più gradevole, nel senso che ci si abitua di più
al Palo Santo rispetto che alla salvia bianca. E qui invece hanno messo entrambi. Questo è un incenso da utilizzare tantissimo per le purificazioni, nel senso che in luna calante entrambi sono due portenti. La salvia bianca sappiamo essere molto più incisiva nel momento della purificazione, il Palo Santo è più dolce sia come profumazione sia come effetto. Combinarli insieme è fantastico, quindi questo assolutamente da usare in lulfan del calante, quindi nelle purificazioni. Sweetgrass e Yerba Santa. È, come dicevo, del primo è per me la loro miscela più azzeccata. Perché? Perché la Sweetgrass è un profumo che noi non ci siamo abituati, è un'erba direttamente proveniente dal Nord America e che noi conosciamo vagamente, nel senso che anche a trovarla non è così facile. E la Yerba Santa invece adesso si trova abbastanza, ma è un profumo davvero molto pungente, nel senso che è corposo. E una serve per la Yerba Santa serve per i malanni, quindi è un'erba guaritrice, e la Sweetgrass invece veniva usata alla fine dei riti, proprio per addolcire tutto quello che era stato, quindi magari appunto un rito di purificazione, ovviamente vai a smuovere parecchie energie. Allora, passarci l'erba dolce era quel momento in cui si calmavano le energie e potevi ovviamente andare avanti per quella strada in cui eri stato iniziato. Quindi combinare la fine del rito invece alla richiesta della salute, anche questa è una grande miscela, soprattutto efficace. Salvia bianca e sangue di drago. Si trova adesso anche in giro proprio lo smudge colorato di rosso, perché sangue di drago è spesso in polvere, e invece appunto con la salvia bianca colorano proprio la salvia. E questa forse è una delle miscele di cui si sente poco il sangue di drago. Ovviamente l'intento è quello proprio di avere una purificazione e energizzazione all'istante, però in questo caso di questa linea questo forse è quello un po' meno incisivo. Nonostante questo comunque ha un buon profumo, quindi per ritornare al discorso di prima, chi preferisce la praticità di uno stick, anche questo potrebbe essere funzionale, proprio perché comunque il sangue di drago è contenuto dentro e quindi anche se non lo sentiamo è efficace ugualmente. Salvia bianca e cedro, e anche questo stile nordamericano assolutamente, salvia bianca purificatore, cedro esattamente più o meno esattamente alla stessa caratteristica dello Sweetgrass. Perché? Perché anche qui anche il cedro veniva utilizzato dai nativi americani nei rituali, quelli appunto dopo la purificazione si usava il cedro, oppure purificazione più leggera. Il cedro è un grande purificatore, non incisivo quanto la salvia, e però appunto essendo una riforme ha proprio quella validità di tagliare, quindi di pungere un po' quelle che sono le energie basse e di allontanarle in maniera più dolce, e anche il suono cedro, no? È molto dolce, quindi anche questo idem, lo stesso discorso del Palo Santo, quindi salvia bianca e Palo Santo, questo qua indicato per i momenti di purificazione. Ultimo, ma non ultimo, salvia bianca e lavanda. Ottimo perché sono riusciti a combinare le nostre tradizioni, nel senso che la salvia bianca è prettamente nordamericana, la lavanda invece sappiamo che oltre ad essere provenzale, ma anche in un certo modo usata dalle streghe italiane, perché sappiamo che rosmarino, alloro, lavanda erano tutte erbe usate dalle nostre donne guaritrici, dai nostri guaritori. E quindi per chi vuole avere idee più chiare
nella purificazione, quindi la salvia bianca mi serve per purificare, la lavanda mi serve per schiarirmi le idee, per schiarirmi la mente, far riposare la mente, farmi rilassare e quindi un ottimo connubio, soprattutto appunto perché la lavanda in realtà la salvia bianca va a purificare, la lavanda mi fa subito riequilibrare, quindi lavorando sul chakra del cuore, comunque lavorando sui chakra diciamo intermedi, nonché sesto. Nonché terzo occhio, più che altro per la sua capacità di schiarire la mente, quindi un grande purificatore di pensieri proprio perché rilassa e quindi riporta le energie verso il chakra del cuore, quindi riequilibria. Usato insieme alla salvia bianca è un ottimo connubio, quindi sono riusciti a fare una miscela che non si trova così facilmente, che non è stata così pensata da molti e invece hanno fatto un buon lavoro. E questa è utile appunto nei momenti di purificazione, quindi luna calante, ma anche nei momenti in cui magari mi sento un po' con la nebbia, con la vista appannata, quindi mi sento un po' che ho bisogno di fa riposare i miei pensieri, mi sento un po' che devo riposare io, che devo tranquillizzarmi e ritrovare il mio centro. La lavanda è utilissimo. Quindi, bellissima linea, assolutamente consigliata, soprattutto appunto per chi ha piacere di riscoprire i profumi dei nostri avi e per chi appunto ha modo di utilizzare gli stick nelle sue preghiere. Grazie e al prossimo video.